Materiali esposti a pioggia e neve durante il montaggio, ecco perché i pavimenti delle soluzioni abitative di emergenza del post-sisma si sarebbero rovinati, generando in qualche caso anche muffe e addirittura funghi, emerge dal sopralluogo del Dipartimento della Protezione Civile e della ditta CNS, incaricata dell'appalto a Muccia, nell'area di Pian di Giove, dove in decine di casi sono stati riscontrati problemi di umidità. Stessa causa dunque dei pannelli ammalorati dei soffitti a visso di qualche settimana fa nelle casette costruite in questo caso dal consorzio Stabile Arcale. Ora le verifiche saranno estese a tutto il villaggio SAI di Muccia. L'ammaloramento è legato semplicemente a una parte ben circoscritta di pannello, perché questo è apparso chiaro, è stato sottoposto insomma a intemperie, acqua, neve durante la fase di montaggio. Quindi la sostituzione è abbastanza semplice, immediata, gli operai hanno detto che già in un paio di giorni sistemeranno tutte le case, quindi insomma il disagio è minimo. Purtroppo questi sono problemi legati al fatto che si opera in emergenza e quindi le lavorazioni stesse non possono essere interrotte se nevica, se piove. Non è un problema né di progettazione, non è un problema nemmeno di fabbricazione o fornitura, ma è semplicemente una cosa legata al fatto che qualche casa nella fase di montaggio è stata sottoposta all'acqua, insomma ha preso un po' di acqua. Vanno controllate tutte le SAE, perché dobbiamo verificare che tutte le SAE siano in ordine. Il problema è, andiamo a controllare queste SAE che sono state fatte in fretta e furia, anzi hanno avuto un ritardo clamoroso, però poi si sono decisi di correre proprio nel momento sbagliato, perché in inverno non si corre, non si costruiscono delle casette in inverno, sono state lasciate alle intemperie, quindi hanno preso gelo, neve e acqua. Ecco qui il risultato, perché la gatta bresciolona fa i figli ciechi, e qui abbiamo montato dei pannelli di marci e il conto ci è stato presentato dopo appena 8 mesi. Sono passati 2 anni e mezzo, deve finire questa emergenza.